il giorno 25 del mese di novembre ed è stato diffuso da pochi momenti il nuovo messaggio mensile da Medjugorje, riportato dalla veggente Maria. Cari fratelli e care sorelle, benvenuti e bentornati nel nostro canale YouTube della redazione Papa Boys. Vi ricordiamo di mettere un like a questo video e di condividerlo con altri fratelli e sorelle per allargare la potenza della preghiera, la nostra fede ed anche far crescere il canale. Da Medjugorje, piccola cittadina, capitale mariana del mondo, insieme a Fatima e Lourdes, ecco l'appello del cielo per ciascuno di noi. Nel mese di settembre e poi anche lo scorso mese di ottobre, la Vergine aveva chiesto di intensificare la preghiera per combattere il modernismo che vuole entrare nei vostri pensieri e rubarci la gioia della preghiera e dell'incontro con Gesù. In questo video andiamo a leggere insieme il messaggio della Regina della Pace di questo giorno, sabato 25 novembre 2023, alla veggente Maria. La Vergine continua ininterrottamente a chiedere conversione a ciascuno di noi e preghiera intensa e digiuno per fermare la guerra, per portare pace nelle famiglie, nei cuori di tutti gli uomini ed anche in tutte le nazioni. È compito di ciascuno di noi rispondere con un amen agli appelli potenti della Regina della Pace. È nostro dovere di figli e figlie di Maria rispondere ai suoi incessanti appelli, testimoniando la nostra presenza e la nostra disponibilità ad accogliere questo invito della Mamma Celeste. Ma adesso vediamo insieme cosa ha detto a Medjugorje la Vergine in questo giorno. Il messaggio di questo giorno, come ogni 25 del mese, quando la Regina della Pace parla alla parrocchia di San Giacomo in Medjugorje, sia nutrimento per la nostra anima e possa essere ulteriormente divulgato in tutto il mondo. Ecco le parole della Madonna alla veggente Maria del 25 novembre 2023. Cari figli, questo tempo sia intessuto di preghiera per la pace e di opere buone, affinché si senta la gioia dell'attesa del Re della Pace nei vostri cuori, nelle famiglie e nel mondo che non ha speranza. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Grazie, cari fratelli e sorelle, per averci accompagnato in questo momento di riflessione con il messaggio della Regina della Pace di questo mese di novembre alla veggente Maria. Continuate a coltivare la vostra fede ed a pregare con fiducia, sapendo che Dio è sempre con voi e la Mamma Celeste non ci abbandona mai. Vi invitiamo a condividere questo video con coloro che potrebbero aver bisogno di conforto e speranza. La fede è un dono prezioso che possiamo diffondere con amore. Vi ricordiamo di mettere un like a questo video e di condividerlo con altri fratelli e sorelle per allargare la potenza della preghiera, la nostra fede ed anche far crescere il canale. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Arrivederci a tutti. Al prossimo video insieme, nel canale YouTube della redazione Papa Boys. Dio ci benedica.